Conoscerete la verità e la verità ti farà libero. E questo è lo scopo di questo programma: aprire la mente affinché tu possa conoscere la verità. E abbiamo parlato, sono due, 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 due studi che stiamo facendo. Il precedente abbiamo parlato di come conoscere il Padre. E oggi voglio parlare un po' della parte femminile. Lo abbiamo toccato precedentemente, anzi, partiamo da lì per comprendere la parte femminile di Dio. Eh, cosa vuol dire la parte femminile? Eh, che... Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato alla sua immagine. Ed Eva era dentro di Adamo. Per quello, quando Dio, la immagine completa di Dio la vedi tra, con la unione del marito e la moglie, questo riflette, questo ti può aiutare a capire tua moglie. Perché quando Adamo, Adamo, sì. Adamo le hanno tolto Eva, lui, a lui gli è mancato qualcosa. E mancando una parte, lui si è sentito incompleto a un certo punto. Perché inizialmente lui sentiva tutta la pienezza di Dio in sé tolta Eva, allora lui è rimasto incompleto e quando li presenta Eva, uh, lui dice adesso sì, è ritornata l'immagine completa, saremo una sola carne. E diviene una squadra dove eh, si complementavano. lui poteva vedere le cose che ormai non aveva dentro di sé, le attitudini che prima aveva ma non ce le aveva più perché erano state messe in Eva, li vedeva in Eva e allora lui poteva vedere questa completezza. Ma il problema è che noi non siamo nati con Eva dentro, <ride> noi siamo nati già incompleti e quando ci uniamo a nostra moglie non ci rendiamo conto che tutto quello che è nella donna che abbiamo a fianco sono componenti che ci mancano a noi perché Dio le ha messe dentro la donna e viceversa. Allora noi uomini abbiamo dei componenti che sono mancanti dentro la donna e solo quando ci uniamo davanti a Dio questi componenti possono essere in armonia. Allora è un processo, non esiste la compatibilità. È un processo che dura da quando ti sposi finché morti non ti separe, e non la morte sua, ok? <ride> finché morti non ci separe. E questo è quello che ci aiuta a comprendere, e, e, e possiamo capire il perché Satana ha fatto cadere l'uomo alla donna prima, tentandola con: Serai come Dio. Allora loro hanno già create le immagini di Dio, ma essendo stati tolti la donna dall'uomo, erano incompleti, per quello ci hanno cascati. Loro erano già create le immagini di Dio, ma il, il, il diavolo che entra per la parte del sentimento, perché la donna è il sentimento, l'uomo è più razionale, che, eh, la donna è più sen sentimentale eh, è, è più mossa dai sentimenti, per quello a noi ci dice di amare le mogli. Quando, quando Satana entra, entra per la parte del sentimento, e gli dice: Ah, perché Dio sa che voi sarete come Dio. Sì, ma sta parlando a Eva, a una parte incompleta, perché mancava Adamo. Allora, manca, ma Adamo era lì a fianco e non ha detto niente, perché quando lei morde. Non accadendo niente, le lo passa a suo marito. La Bibbia dice che Adamo era lì a fianco e perché non agito Adamo? Se tu vuoi leggere attentamente, Satana le dice: Ah, Dio ha detto di non, di, di, di non, di non toccarlo, di, scusa, di non mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male e Eva dice Dio ha detto di non mangiarlo e di non toccare ah no scusa eh, Satana dice non potete mangiare nessun albero nota come lui comincia a portare il discorso verso quello che lui voleva che era quella frase che era Dio ha detto di non mangiarlo né toccarlo ora Dio non ha detto di non toccarlo Dio le ha detto Adamo di non mangiare punto ma Adamo le ha aggiunto qualcosa a Eva e le ha detto di non mangiarlo né toccarlo. E in base a questo, quando la bugia è stata portata alla luce, questo ha bloccato Adamo di agire per intervenire. Lui avrebbe dovuto intervenire come sacerdote della casa. <ride> Ma comunque, tornando al discorso della, della parte femminile di Dio, eh, abbiamo visto come quando in Luca capitolo... 13 versetto 34, arriva a Gerusalemme, lui piange per Gerusalemme, e dice Gerusalemme, Gerusalemme, che uccide i profeti e l'api di coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, sotto le ali, e non avete voluto. E, e Ora notate che eh, non avete voluto perché? Perché quelli che sono stati mandati, loro non hanno ricevuto. Dio voleva dimostrare il suo amore materno. Come la chioccia raccoglie i suoi pulcini tramite quelli che lui mandava. Ma loro non hanno voluto. E infatti, abbiamo visto come dice, Io stesso insegnai Efraim a camminare, sostenendole per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Quante volte Dio ti ha, ti ha, ti ha portato, ti ha, ti ha guidato e tu non ti sei neanche reso conto. Lo attirava con corde umane, con corde di gentilezza. Ora nota che sono persone che Dio attirava verso di lui. Per quello lui piange, dice. Eh, e, 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 e uccide i profeti e, e, e i lapidi coloro che ti sono mandati, perché queste erano le persone con le quali Gesù Cristo con Ge voleva, o Dio voleva questo, scusate, con questi accordi o legami di amore e che lui voleva attirarli voleva togliere il gioco del peso della vita, ora e questa è la parte più bella, il mio cuore si commuove dentro di me le mie compassioni si infiammano tutte, nota che questo è il cuore di Dio verso i suoi figli questa è la passione. Allora nota come parla di sentimento, e qui è più un sentimento, il sentimento è molto più forte nella donna. Hai visto, hai visto quando guardano le telenovelas <ride> o, o, o questi film uh, romantici? Quando mia moglie dice: Oh, guardiamo un film romantico! Oh mio Dio, se non c'è una sparatoia, un qualcosa, che noia. <ride> Noi uomini, <ride> io uomo, ok. Ciò che tu ami anche tu che sei lì, fratello, ami. A me. Allora, andando avanti, guardate questo. Isaia 66:13. Come una madre consola il proprio figlio, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. Notate come di nuovo Dio riprende il concetto della madre perché è la parte femminile di Dio. Come una madre consola il proprio figlio. Allora, eh, l'altro giorno, l'anno scorso, eh, c'era la piccolina che è uscita e è uscendo... Uh, ha inciampato, ma non ha, ha semplicemente toccato un po', non era niente, non era niente allora, uh, ma ha cominciato a piangere, no? Io ho detto su, dai, che non è niente. Sai come noi siamo noi le donne. Oh mio Dio! E noi? Ma sì, non è niente, lascia stare. E in più giocando al rugby, figurati che ne avrò preso di quelle botte, per quelle piccole botte non sono niente. Ma comunque, al di là di questo, io gli dico: ma sì, non è niente, dai, su so forza, ho visto ero qui. Piangeva e, e, e mia moglie dice: No, 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 ma prima di alzate, cammina, dice, dobbiamo consolare i nostri figli e questo mi ha toccato il cuore. Prima li dobbiamo consolare. Ora allora, vedi la parte femminile, come prima di, di alzate, cammina, Lassaro? E ok, dobbiamo consolare, e lì lo vede in Gesù Cristo quando arriva e vede eh, Maria, Maddalena, eh, eh, Maria, scusa, e Marta che piangevano i suoi amici e lui pianse. E tutti dicono, Oh, guarda come lo amava perché pianse. No, non era quanto lo amava perché lui sapeva che dovevano tornare, e che sentiva il dolore, che sentivano le sorelle di Lazzaro perché ormai per loro era spacciato e non lo avrebbero mai visto nella loro mente. Ma Gesù ha sempre una, un, una carta da giocare, fino all'ultimo: ah, è lasso nascosto nella manga. E, ed ecco com come una madre consola il proprio uh, figlio, questo è il desiderio di Dio. Anzi, andiamo a. E Giovanni capitolo 13 versetto 23 perché stiamo parlando di conoscere il padre e abbiamo visto la parte femminile di Dio come eh, nella natura di Dio c'è la parte femminile e, e guardate in Giovanni capitolo 13 23 ora uno dei discepoli quello che Gesù amava era appoggiato sul petto di Gesù allora, questa, non sappiamo se le mancava l'amore paterno secondo me a, lui, a, a Giovanni mancava l'amore materno allora, io lavoro molto con, con le guarigioni dell'anima e i problemi interni del passato delle persone e mi piace studiare i comportamenti delle persone e in base al comportamento della persona o anche nelle scritture leggendo la vita delle persone tu puoi capire a volte le mancanze per esempio Marta, Marta sicuramente è una che si guadagnava l'autostima con gli affani del mondo lei aveva l'approvazione per quanto faceva, era una perfezionista e molto probabilmente la perfezionista era una che aveva, guadagnava l'approvazione dei genitori per mezzo di quello che lei faceva. Invece la piccolina Maria, che era la più piccola, eh, Marta ha preso il ruolo della madre. Vedete che si comportava come se fosse la madre? lì a mia sorella che mi aiuti. Invece la piccolina era il piede di, di Gesù. E spesso quello che accade è che eh, trattiamo i più piccoli in modo diverso di quelli più grandi. Ma questo è uno sbaglio, dobbiamo trattare tutti i figli per uguali. Ora, tornando a noi, nota che eh, 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 Giovanni era uno dei discepoli, quello che Gesù amava ed era appoggiato sul petto di Gesù. Ora, secondo me quello che stava ricevendo qui era più l'amore materno. Perché, guardate questo. Giovanni 19:25 dice, Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la, sua sore e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Magdalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, Disse a sua madre: Dona, ecco tuo figlio. Poi disse al discepoli, Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa con sé. Ora allora, è interessante il fatto che mentre Gesù stava soffrendo per tutti i nostri peccati, lui ha guardato il dolore di una madre e il dolore di un figlio, quello che era sul capo di Gesù. Io penso che quando era sul capo di Gesù, dal momento che tutta la deità era in Cristo, lui stava attingendo dell'amore materno. In quel, in, quel, in quel momento. E, e questo lo ripeto dal, dal fatto che quando vede eh, 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 Giovanni vicino a Maria, lui fa una proclamazione riguardo a un, un, una ristaurazione delle ferite che si stava creando a motivo della morte di, di Gesù. Ora. Voglio che tu sappia qualcosa, Isaia 63,9. In ogni loro afflizione Eli fu afflitto. L'angelo della sua presenza li salvò, nel suo amore e nella sua compassione, li ridense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato. Ora, guarda questo: In ogni loro afflizione egli fu afflitto. In ogni afflizione, in ogni afflizione che tu hai passato, Gesù Cristo ha pianto per te. Ora, c'è un passo. Guarda questo, dice: Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto di tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici. Ti faranno a, a, attorno a delle trincee e ti cercheranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nella quale sei stata visitata. Ora, nota che Gesù Cristo, noi sappiamo che Gesù Cristo pianse perché pianse? Perché stava soffrendo per quello che sarebbe accaduto, per questa distruzione che è accaduta nel 70 d.C. per mano dell'imperatore Tito. E, ma vedi quello che abbiamo visto prima. In ogni loro afflizione li fu afflitto. Ora, la cosa tremenda è che Gesù piange prima che arrivano le afflizioni e che ci sono un sacco di afflizioni che tu puoi evitare nella tua vita, se soltanto impari a passare tempo, come Giovanni, vicino al petto del Signore, ascoltare il battito del cuore del Signore, e questo si richiede tempo e quiete, e nella quiete, che Dio ascolta, as più che Dio ascolta, che tu ascolti, Gesù Cristo ha dovuto pregare tre volte in Getsemani. Perché ha dovuto pregare tre volte in Getsemani? Perché era l'afflizione che non permetteva di ascoltare la voce di Dio, era la sofferenza di quello che lui doveva passare e lui va e prega tre volte, Signore, se si può passare questo calice, passalo, ma non sia fatta la mia volontà, sia fatta la tua. E ora, di fronte a ogni avversità, tu hai bisogno di passare tempo nella presenza di Dio, affinché tu possa ascoltare l'amore di Dio, ma soprattutto che tu possa conoscere il Padre. Lui ti ama come tu sei e lui soffre quando tu soffri e lui piange prima che arrivi l'afflizione. E ci sono un sacco di cose che il Padre Eterno vuole evitare nella nostra vita se soltanto passiamo un po' di tempo con Lui. Guarda questo. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono due scoperte agli occhi di Colui al quale dobbiamo rendere conto. Ebrei 4:13. Tutto, tutta la tua vita. Tutto quello che tu hai passato, tutto quello che c'è nel tuo cuore, tutte quelle ferite sono alla luce di Dio. Dio conosce esattamente di che cosa tu hai bisogno. Puoi aprirti? Ci sono persone che non si aprono a Gesù Cristo a motivo delle ferite del passato. Ci sono persone che non si aprono all'amore del Padre a motivo di quello che il padre ti ha fatto, il padre terreno. Perdona tuo padre. Dico con me adesso, io perdono quelli che mi hanno fatto del male. Dillo a voce alta e dillo con il cuore. Io perdono a quelli che hanno fatto del male. E se tu perdoni come Gesù Cristo ha perdonato, allora che la benedizione di Dio e la consolazione dello Spirito arrivi nella tua vita e ti trasformi. Io vi benedico nel potente nome di Gesù e chiedo al Signore di benedirvi grandemente e noi ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo di come trovare la pace e trovare il riposo in mezzo all'avversità. Ci vediamo. Ciao ragazzi.